Benvenuti o bentornati nel canale in questo nuovo video che, come avete letto dal titolo, è un haul Shein. Ho fatto un ordine su Shein e, come sempre, anche se non lo facevo da un bel po', voglio farvi vedere cosa ho preso. Allora, ci sono come sempre un po' di cose per la casa, qualcosa per Gabriele e qualcosa per me. Quindi iniziamo da queste ciabatte di gomma, poi vi lascio tutti i prezzi da qualche parte. Queste pagate tipo pochissimo, questo è un 40-41, anche se porto 39, forse le ho prese un po' grandi, però sono comode per andare al mare. Poi ho preso un costumino leopardato. Oddio, secondo me ho esagerato un po' con le taglie, anche qui. Allora, è a fascia sopra, è un po' enorme, e fatto così sotto. Speriamo che mi vada. Ho esagerato perché ho preso una XL, perché l'anno scorso quando ho preso un costume era piccolino, quindi ho detto ora faccio una taglia in più, però secondo me ho esagerato un po'. Allora, questo è Kids, quindi ci sono delle cose per Gabriele, non mi ricordo neanche più cosa ho preso. Allora, qui queste sono delle canottiere per il mare, è un kit, c'era tipo il kit 4-10 euro, e le ho prese 7 anni. Guardate come sono carine, una nera, una grigia, una a righe bianca e nera e una bianca. Questi sono utili in estate, perché in estate col caldo, dato che noi andiamo spesso al mare, usiamo solo le canottiere. Poi ho intravisto una cosa, però me la conservo per ultima, perché allora, preso questo, è un regalo, non l'ho preso per me ma da regalare alla mia best friend. Vediamo se è quello che penso. Sì. Allora, è tipo uno zainetto, un borsone, ecco, con l'iniziale, la F di Francesca, la mia amica Checca. Se mi guarda, saluto, bacio. Allora, poi sì, ho preso qualche magliettina. Io spero che voi mi vediate. Allora, questa qui, molto molto carina, con queste spalline così, bianca. Ho preso, se non sbaglio, sempre una L, molto molto carina, mi piace. Poi ho preso questi codini Francis, mi pare che si chiamano, questi codini particolari, guardate, sono carini. Questa, una con i cuoricini, una con i fiorellini e una con i pois, molto molto carini, mi piacciono tanto. Poi, ditemi la verità, vi sono mancati i miei video haul. Poi un'altra magliettina, questa qui, semplice, con la scritta Smile Every Day, sorridi ogni giorno. Sì, le ho prese tutte L, molto carina, bianca, semplice. Metto di qua, poi dopo mi sistemo. Comunque, tutti questi sacchetti io li ho riutilizzati per metterci i giochi di Gabriele all'interno, mi sono trovata benissimo, perché ho suddiviso tutti i giochi per categorie e sono comodissime. Comunque, ok, qui c'è un'altra magliettina. Questa pure è carina, il fiocco. Sì, me la ricordo. Sempre bianca. Questa è un po' più corta. Vedete che carino questo fioccone qui. Sempre una L, però è più crop top, più corta. Mi piace molto. Poi, occhio. Ho preso questo qui, che praticamente è un tappo, lo voglio mettere in vasca. Con un po' di cose per la casa, questo qui è fatto così, è carino, voglio provare nella vasca per vedere, dato che mi si è rotto il tappo quando Gabriele fa il bagnetto, per vedere se
funziona e si chiude veramente, che non esce acqua. Carino. Adesso dobbiamo vedere se funziona. Poi qui mi sa che c'è una cosa per mia mamma. Questo l'ho preso a mia mamma. Il tablet. Allora, questo è tipo per il dentifricio. Si mette il dentifricio qui dentro, si gira e diciamo fa in modo che tutto il barattolino di dentifricio si preleva fino alla fine per non fare sprechi. Se riuscite a vedere. Poi qui non lo so cosa c'è. Ah, forse sì, ho capito. Guardate com'è carino questa scatolina con sti panda. Ah sì, ho capito. Questo qui cos'è? È un aggeggio che si appoggia sul tavolo, ve lo vi lascio da qualche parte l'immagine. Si tiene in borsa così e si appoggia sul tavolo quando sei per esempio al bar o al ristorante, per non tenere la borsa in mezzo, si appoggia così sul tavolo e si mette la borsa qui pendente. È molto carino, l'ho voluto prendere perché è secondo me comodo, perché a me la borsa in mezzo diciamo dà fastidio, quindi me la sbattono poi sempre di qua e di là e quindi niente. Ah, poi ho preso le lime. Queste sono, mi pare, 10 lime, venivano neanche 2 euro, mi servono per lavorare. E poi mi tengo per ultima una cosa che mi piace di più. Vabbè, ho preso dei lacci per le scarpe a Gabriele, però non sono quelli che credevo fossero, perché sono dei lacci normali, sono elasticizzati, ma non sono quelli che credevo io, perché ho preso una cosa per un'altra. Credevo fossero quei lacci elasticizzati che vanno a sostituire i lacci normali da mettere sulle scarpe di Gabriele per la scuola, che non accettano le scarpe con i lacci, e quindi vabbè, questo è stato un flop perché ho sbagliato l'acquisto. E niente, ultima cosa è questa borsa, vediamo com'è. Nelle foto mi piaceva tantissimo, una borsa, guardate che carina. Troppo carina. Allora, questa si apre così e dentro dovrebbe avere la tracolla. Vabbè, beh. Questo qui. Ah, la tracolla è nera e la tracolla si mette tipo qui vicino a questi. La faccio vedere la tracolla, se ci riesco. Speriamo solo, vabbè, queste comunque sono borse che non devono contenere tante cose, però speriamo che non si rompe subito. Io ci metterò giusto il portafogli e il cellulare. Troppo bella. Innamorata, questa è la cosa più bella. E niente raga, questo era tutto il mio haul. Usciti dopo dalla busta, ma avevo dimenticato che ho preso anche questi copri spazzolini da denti, quelli là però diciamo lo spazzolino elettrico. E niente, vi volevo mostrare anche questo, è un pacchetto da 1, 2, 3, 4, 5, 6 e niente, io già li avevo presi e mi ero trovata bene, mi aveva chiesto anche mia mamma e quindi li ho ripresi. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, un video breve, però già sapete che quando faccio gli acquisti vi devo far vedere tutto quello che prendo. E niente, vi mando un forte bacio come al solito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!